Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, siamo qua col 115esimo episodio di Spagna, la conquista di tutte le coste del mondo su Europa Universalis 4. Allora, purtroppo non sono riuscito a mettere in pausa, non si era bloccato tutto, non so perché, e quindi abbiamo saltato qualche mese. Cosa è successo in questi mesi? Qua avevo tre eserciti, uno con su il generale me l'hanno asfaltato in un colpo solo. Vorrei capire quanta disciplina hanno questi tipi, probabilmente troppa rispetto a noi. Ho assediato qua e poi abbiamo perso anche qui senza perdere truppe, per fortuna. Allora, adesso le stiamo andando a riprendere qui. La guerra per adesso la stiamo vincendo contro, perché sono andato direttamente contro il World Leader. Però dovremmo penso concentrarci su un nemico alla volta e far fuori prima questo. Quindi stavo pensando che forse è il caso. Ho preso queste truppe, andiamo a salvare un attimino Napoli. Forse è il caso di fare un bel tappo qui sulle montagne e invece concentrarsi su un nemico alla volta. Io penso che dovremmo fare una cosa del genere. Comunque posso tenere bloccati i porti perché ce lo possiamo sicuramente permettere. Nel frattempo, i miei coloni dove sono stanno per arrivare, però possiamo già chiamare indietro qualcuno. Aspettiamo che arrivino tutti. Abbassiamo un attimo la velocità, magari, perché non è proprio la guerra più semplice del mondo. Allora, per andare di là dobbiamo fare un giro pazzesco. Quindi facciamolo. Tu ti metti lì a muro, qui invece vai di lì. Perfetto. Ok, va bene. Intanto le cose stanno procedendo abbastanza in maniera lineare. Guardiamo un attimo come sono i voti all'interno dell'impero. Colonia è lì così. OK, possiamo fare un altro claim sulla Francia. Mi piacerebbe dividerla in due. Quindi possiamo prenderci i Barry. Mi piacerebbe tanto dividerla in due. Possiamo fare Barry così, Champagne. 1, 2, 3. No, forse è troppo. 1, 2, questi qua. Quindi facciamo un clic su Barry. Allora, Barry. Ok, così ci prendiamo questi e poi questi qua. O forse Borgogna. Sì, meglio Borgogna perché la divide in due parti un po' più grandi. Questa però si tratta già della guerra prossima addirittura. Quindi possiamo anche rimanere un po' più concentrati su quelle attuali. E nel frattempo, Lituania, come stai? Miriamo un attimino le relazioni con te. Va bene. I miei coloni, fra 2 giorni uno arriva, torna a casa. Mentre quello là lo lasciamo un attimo andare. Allora, colonie, qua è arrivato, qua lo mandiamo, qui lo mandiamo, qui. Non, ne dovremmo avere un altro libero. Esatto, arriva. E poi manderemo anche quello prossimo. Soldi non siamo messi benissimo perché potrebbero servire di più. Mi piacerebbe fare il tech up perché probabilmente loro sono tecnologia militare avanti a noi. 25, 25. Io sono indietro, sono tech 24. Non mi ero assolutamente accorto di questa cosa. È un problema grave. Dobbiamo assolutamente recuperare. Quindi cerchiamo di evitare gli ingaggi perché cosa dà tra l'altro questa tecnologia? Artillery, shock and fire. Eh sì. Non è proprio la tecnologia migliore da saltarci. Qua riusciamo a fare così. Tu quando è che vai via? Il 12 gennaio. Se io metto la marcia forzata, arrivo il 13, no, me ne sono accorto troppo tardi. Allora, facciamo il piano originario, tu ti metti lì a tappo, mentre noi andiamo a concentrarci prima sull'ordine teutonico. Ok, va bene. Chi è questo qua? Mai vista sta bandiera? Ah, è uno nuovo. Ok. Sì, vabbè, ti dichiareremo guerra a breve. Perfetto. Torniamo di qua, velocità costante 3. Stiamo attenti perché, ecco, arrivano un po' di uomini. Un numero abbastanza non piccolo.
Allora, Savoia, tu stai dando il diritto di passaggio a chi? Al Papa e a Wittenburg. Adesso io non so se visto che tu l'hai dato a Wittenburg possono passare tutti da te. Facciamo una prova. Io da te posso passare, sì. Quindi anche loro possono venire giù da me. Noi stiamo qua perché almeno siamo vicini ai lituani. Intanto, qua ci sono un po' di truppe, stiamo vicini a loro che ci aiutano. Qua andiamo a prendersi questi. Allora, 1000 ducati, 10 di prestigio, ci pigliamo i ducati. Eccoli lì. Allora, qua il limite è 29, quindi bruceremo un po' di manpower stando qua. Quanto? Il 3%. Allora, facciamo così. Facciamo così. Va bene. Allora, questo fa con la manovra 28. Va bene, stai giù a Milano e poi dovremo essere in grado di fare qualcosa. Pausa. Allora, ci attaccano sulle montagne. Allora, torna su. E tu vieni su qua, voi venite anche voi lì sopra e cerchiamo di resistere, ragazzi. Vediamo se c'è qualche policy che possiamo attivare che migliora un attimo la nostra forza militare. Allora, Vassal Force Limit, no, in realtà nulla, sono solo cose commerciali, quindi siamo un po' fregati. Vediamo se possiamo fare, però abbiamo un po' di soldi. Defensor Fidei. Come si fa a diventare difensore della fede? Dobbiamo pagare di più? Non mi ricordo. Ok, non attaccano più. Allora vai giù lì. Passai e è finita la tregua. Bene. Continuiamo a convertire. Tanto abbassiamo un attimo la velocità. Lì 14%, quindi le loro truppe sono circa un po' qua, un po' qua. La cosa va abbastanza bene, mi piace. Allora, voi tornate su, sbarcate qui. Poi con le navi invece torniamo da questa parte. Allora, qua è foresta, quindi non è proprio il caso di attaccare. Tanto prendiamo tutti questi mercenari, gli diciamo di stare a Milano. Tu invece ti puoi mettere a Novara. Questi sono i mercenari tutti a Milano, anche te a Milano. Perfetto. Noi andiamo ad aiutare la Siria. Qua come sta andando la guerra? Stanno arrivando anche. Ho visto che sono scesi pure i tizi. Convertiamo. Prendiamo le colonie. Come siamo messi in income? Abbastanza bene da poterne fare mandare un'altra. Vediamo un attimo. Tu stai facendo? Sì, dai, qua hai iniziato a fare le tue colonie. Via la Franca de... come caspita ti chiami? Facciamo questo. Ok, poi dovremmo iniziare a fare le guerre anche lì. Mancano poco più di 100 anni alla fine del gioco. Se mando via i mercenari, abbiamo visto che arriva a 30, che va bene. Così magari riusciamo ad attirarli in una trappola. Ok, 100.000 truppe. Vediamo se hanno il coraggio di attaccarci. Direi di sì. Allora, marcia forzata. Tu vieni su, perfetto, e chiediamo l'aiuto di tutti gli dei possibili e cerchiamo di migliorare questa situazione. Qua, perlomeno qua, gli assedi vanno avanti. Vediamo se riusciamo a vincere questo ingaggio, ragazzi. Sarà davvero, davvero dura.
Vediamo un po'. Ormai sono, non possono più tornare indietro. 100. Ok, stiamo vincendo noi. Però abbiamo molte meno truppe. Perché arrivano anche altri. Salite su. Mi piacerebbe tanto vedere com'è la situazione qui. Allora, facciamo un attimo i calcoli. Noi abbiamo più disciplina, più morale. Abbiamo meno tattica però, perché abbiamo una tecnologia in meno. E questo è una cosa grave. Però era il momento giusto di dichiarare guerra. Allora, qua in montagna stiamo comunque vincendo. Adesso arrivano altre 60.000 truppe, quindi siamo anche in vantaggio numerico. Perfetto. Ok. Facciamo cadere questa. Poi la loro capitale, dove cacchio sta? No. Mi sa che ho richiamato qualcuno dalla guerra. Non volevo fare questa cosa. Cacchio, esattamente il leader? Eh no, questo qui è una cosa che non volevo assolutamente fare. Mettici dentro un leader, perché siamo qui senza leader. Ah no, però c'è il leader di qualcuno che sta comandando. Il nostro fantastico. Il nostro fantastico leader siriano, quindi va bene lo stesso. Non volevo richiamare questi. Volevo controllare qui dove fosse la loro capitale, cacchio. Melmen? Ah no, l'abbiamo già presa. Grandi. Grandi, grandi, grandi. La Lituania sta arrivando perché questa è una battaglia di quelle dove devono partecipare tutti. Quindi loro stanno arrivando, ma comunque li stiamo battendo. Ogni giorno ne perdono 1.000, noi molti di meno, almeno fino a che i dadi erano dalla nostra. Intanto noi siamo qua, riprendiamoci la Romagna. Allora, almeno 30.000 uomini, loro li hanno persi. Bene, perfetto. Andiamo su ad Danzica. No, pigliamo. Sì, andiamo su ad Danzica. No, è sul mare però, non so se ci convenga. Sì, perché abbiamo qua altre truppe che ci possono dare supporto. Perfetto, vai lì. Si stanno liberando quelle zone. Non è un grosso problema, sinceramente. Dai, qua abbiamo vinto. Non so quanti uomini abbiamo perso. Qua parla di 29.000, aspettiamo che finisca la battaglia. Comunque abbiamo molti più uomini di loro. Qua Savoia contro Frankfurt si sta riprendendo. Francamente tifo Savoia perché lì dentro non devono prendere troppo potere tra di loro. Allora, noi abbiamo persi 31, 10, Urca, gli abbiamo ucciso 17.000 cannoni. Direi che abbiamo vinto sotto tutti i punti di vista. Perfetto. Continuiamo con le conversioni e continuiamo anche con le invasioni. Allora, il nostro war score individuale con te, a quanto sta? Tu torna a casa da lì che va bene. Allora, qui così. Adesso, via la marcia forzata te e vieni. Vieni qua. Non puoi fare così. Ok, fai così. Poi 1, 11, 1, 11, 1, 11. Ok, tutti gli altri, tranne quelli che si stanno già muovendo, che non so quelli. Poi questo qua si chiama ancora Ant Mali. Chiamiamoli prima armata. Ok, no, non sono dentro, quindi se li uniamo sono 63.000, lo dividiamo a metà, qua rimane senza leader e l'altro è questo qui, è quello con il leader e lo mettiamo lì parcheggiato così. Ok, perfetto. Qua abbiamo ancora questi, appena ci riprendiamo Bologna dai ribelli direi che possiamo risolvere la questione, intanto manderei un 1.000 omini a prenderci anche un rubino. Perfetto, l'ordine teutonico vuole fare pace e noi gliela faremo fare se non alle condizioni che interessano noi. Allora, rilasci la Silesia e Brandeburgo. Primo, così Brandeburgo lo rilascia pure da cattolico, penso. Esatto. Queste sono le due cose principali. Quindi rilasci
Caspita, è finito. Rilasci. Brandeburgo. Cos'è sta roba? Release Nation. Ah, perché era sbagliata il tizio. Allora, Release Nation, Brandeburgo, Silesia. Ok. Poi, vediamo cos'altro è dentro l'impero fino qui. Dai, Danzica alla Danimarca. Poi, cos'altro possiamo farti fare? E dai queste cose qui alla Pomerania. No, questo no. Tutto quello che puoi dare alla Pomerania lo ridai alla Pomerania. Questo vale il 90%. Ok, magari allora facciamo zone contigue. Allora, facciamo questo qua che si chiama con la G. Lo trovo, eh? Ok, questo, poi stettino, 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 87 e anche questo con la K. Perfetto, 97% e un po' di soldi. Questa è la pace, quindi rilasci due nazioni, dai tre cose indietro. Ci costa 149 punti diplomatici, mamma mia. E poi questo qua la Danimarca. Direi che ci può stare. Questo fa parte ancora dell'impero. Se no, per adesso magari niente la Danimarca, non lo so, qualcosa del genere. Quant'è che costa fare quello che ti ho chiesto? Allora, vediamo un attimo i costi delle cose. Danzica costa 45, mentre queste cose costano di meno, quindi magari posso fare stop e anche questo? No, quello lì niente, la Pomerania. Basta in sci. Vediamo un attimo i confini dell'impero di qua. Beh, sarebbe bello poter prendere tutto, così ti tagliamo fuori una volta per tutte e le prossime guerre sono solo di conquista. Quindi in go loop anche. E direi basta, perché questo qua la Sassonia non si può. Basta, ok, questo qui è la pace. Ci costa un po' meno, niente, niente a nessuno daremo. Ok, 90 punti e poi mi dai pure le war reparation. Perfetto, quindi il 100% con te è un obiettivo. Convertiamo te e poi sarà tutto un altro discorso lì. Non so se avremo abbastanza punti diplomatici, sinceramente. Perché siamo un po' messi male da questo punto di vista, quindi probabilmente li potremmo anche chiedere qua. Solo che ce ne dà solo 50. Dobbiamo far salire un po' la loro influenza. Va bene. Allora, pace bianca, ottimo. Però adesso loro si prendono il Baden. Purtroppo è così. Questo è Utrecht. Utrecht. Caro Utrecht, come stai? Io ti faccio un'altra base mercenaria e te la mando addosso. Facciamola qua. Perché ci servono un po' tutte queste truppe, tanti soldi non mancano, quindi facciamo mercenari a go go. Poi con le idee amministrative costano poco. Dove caspita sono le mie truppe? Io ho detto a qualcuno di venire qua. Sta facendo questo giro qui? Lui sta facendo quel giro lì. No, ce ne dovrebbe essere qualcuno che sta facendo quel giro qua. Controlliamo un attimo sta cosa. Quelli stanno assediando, che sono quelli che sono scesi da lì. Ci sono questi che vengono qua, quegli altri che vengono lì. Quindi nessuno sta andando là in alto. Aiutiamo Milano, appena cade questa, rimangono due forti. Prima di andare direttamente ad Danzica. Facciamo cadere questo. Abbiamo liberato questo, vai lì. Vediamo un attimo come qua la situazione sembra abbastanza buona. Qua ci sono le navi siriane. Vediamo qua invece com'è. Qua è a posto. Diciamo alla gente che deve venire qua. Allora, qua ci viene Gaetana, qua ci viene Abraham Hilton, qua ci viene Black Bamba,
Ok, qua stanno già facendo tutto. Ottimo. Incredibile che sono riusciti un attimino a perdere, che sono qua in tutti praticamente. Però va bene così. Ok. Te via, che la nostra pace l'abbiamo già decisa. Sarà un 100%. Anche perché poi rientreremo in guerra abbastanza velocemente quando dovrò attaccare ancora. Allora, facciamo così. L'ordine teutonico è vicinissimo a cadere. Vai su Danzica. Tu vai lì. Così siamo tutti vicini. Qua ci sono altre truppe? No, siamo riusciti a bloccarli bene lì. Vorrei salire ovviamente di tecnologia. Vediamo un attimo cosa possiamo fare nel frattempo. Tutta sta roba abbiamo detto che la do alla Danimarca. Però magari qua potremmo fare un claim per noi. Accetterebbero pure un'alleanza? Cioè di sposarci, non un'alleanza. Allora, facciamo un bel claim. No, non facciamo il claim. Non servono più a niente ormai i claim. Costa tutto talmente poco. Siria, come sei messa tu? Persian Rebels, sei messa malissimo. Perché non mi è uscito il pop-up che c'erano i ribelli? Allora, comunque qua la situazione è a posto. Ci servono delle truppe assolutamente subito qui. Quindi, base mercenaria, subito, immediatamente. Dobbiamo andare a liberare Baghdad e di là, subito, è la cosa più importante da fare. Quasi quasi prenderei anche queste truppe e andrei di là, perché il Teutonic Order sembra ormai spacciato e dovremmo essere in grado di assediarlo tutto completamente. Tanto andiamo a prenderci un po' di war score. Ok, poi Danzica, mancano tre forti in poche parole, Danzica e questo qua. Bene bene bene, la Svezia ha dichiarato guerra all'Olanda, questo facilita di molto la situazione perché la Svezia è più forte dell'Olanda e probabilmente nell'uno contro uno è più forte di tutti, quindi guardate che la sta schiacciando. L'unica cosa, spero che tu non sia in guerra per conquistare Amburgo. Che guerra, eh? Sweden Dash Imperialist War. Ok, una guerra imperialista loro. Allora, sapete cosa vi dico? Tu vieni giù qua. Attacchi quelli. Vai giù. Qua stiamo vincendo. Più che altro per il numero. Perché a livello di qualità siamo più scarsi, però li abbiamo asfaltati bene. Dobbiamo arrivare al 100% col Teutonic Order, dopodiché facciamo pace anche con gli altri. Vediamo un po' com'è la storia. Qua c'è l'ordine teutonico e la Svezia. Ma fammi capire, tu in guerra con chi sei? Ok, sei lì ma non sei in guerra, va bene. No, ordine teutonico, hai capito male. Possiamo mettere la velocità 3, penso. Teniamo comunque gli occhi ben puntati da questa parte. Liberiamo Napoli. Lì si sono presi quello. Andiamoci sopra subito. Possiamo chiamare dentro la Lorena in guerra. Perché no? Perfetto. Va bene, sì, qua direi che la situazione è abbastanza tranquilla. Abbiamo liberato la Romagna. Vieni giù anche tu qua così. Andiamo a salvare la Siria. Ok, abbiamo iniziato a integrare questa gente. Poi faremo una guerra V e Xi contemporaneamente. Vediamo un attimo a che punto siamo dall'episodio. Manca poco. Dai, forza, che intenzione di andare abbastanza acceleratamente da queste parti. Fai così. Danzica, il muro si è rotto. Bene. L'abbiamo convertito. Andiamo avanti. Continuiamo
con le conversioni. Allora, quante truppe sono rimaste dei nemici? Non tante. Praticamente solo quelle di... Solo quelle loro. Allora, fai così. Tu devi darmi l'accesso. Allora, Lubeck... Lubeck, chiedere l'accesso a Lubeck è stato proprio una cagata, perché essendo imperatore possiamo passare, quindi cancella. E a questo punto lo chiederei, se abbiamo un diplomatico libero, a loro che ce lo concedono. Quindi andiamo, spacchiamo questi. Hanno rifiutato. Sì. Vabbè, fai così e poi ritorneremo qua dopo. Ah, non sono abbastanza... Liberiamoci questo forte, poi andiamo a prenderci quello là dopo. Ok, vediamo un attimo qua se mi sono distratto, è successo qualcosa di grave. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe che stia andando tutto bene. Facciamo così. Non vedo truppe nemiche nei paraggi, ci sono qua... Praticamente sono concentrate tutte in Olanda, le truppe dei nemici. Allora, questi sono quasi a posto. Poi stanno arrivando anche altri e probabilmente così tanti non servono, però dai, torna qui. Stiamo per liberare questo. Ora, tu che non ci fai passare, la pagherai cara. Ma sì che ci fai passare, ok. Forse non possiamo passare finché non ci riprendiamo qua, tio. Questo ha senso. Ok, va bene. Qua continuiamo a bloccarli. Dai, forza, 49%. È morto il trader. Va bene. Vediamo un attimo se sono arrivati qua. Questi qui sì. Vieni qua. Eccoli lì. Allora, vedrete che arrivano e arriviamo anche noi ad aiutare i nostri miss. Lì puoi rimanere però. Vai, c'è anche la Lituania. Vediamo un po' come va, se ci stanno distruggendo, mamma mia. Dov'è che c'è stato un problema? Urca. La Siria ha i conflitti interni. No! Aia! Allora, controlliamo un attimo la questione. Qua non ci serve nessuno, ok. Qui invece c'è quell'altro. Allora prendiamo questo, diamogli lui e andiamo prima a Baghdad e ti fermi lì. Poi questi qua arrivano, andiamo subito a far fuori i conflitti interni e poi dobbiamo muoverci per andare anche là in Persia. Va bene, vediamo un attimo qua come va la questione. Siamo un po' di più, loro ne stanno prendendo 2000 al giorno, noi un po' di meno. Allora, noi abbiamo vinto. Abbiamo perso molti più fanti, ma siamo riusciti a vincere. Li abbiamo scacciati un'altra volta indietro. Ok, ridividiamoci. Abbiamo preso Danzica finalmente. Cos'è rimasto qui da bloccare? Poca roba, andiamo direttamente lì. Allora, l'esercito di Danzica si divide a metà e facciamo questi due qui dietro. Ottimo. Qui così ci starà andando qualcuno, spero. La nostra marca Kiva, che non vedo l'ora di potermi liberare di lei. Sinceramente, non la volevo. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. Dobbiamo mettere a posto qui le cose in Siria. Il Teutonic Order lo asfaltiamo per bene, dopodiché andremo proprio dritti per dritti, facciamo fuori questi due piccolini, sempre che la Svezia ce lo permetta. Ci concentriamo sull'Olanda e per ultimo Sassoni. Dopodiché dovremo essere in grado qua di migliorare questi punti in maniera abbastanza consistente. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.